e Nora, fratelli borghesi e meneghini, stanno trascorrendo le vacanze nella comoda villa di famiglia a Vulcano. Con loro ci sono gli amici Barbara, fidanzatina di Giuliano e Daniele, un giovanotto che a parte le vanterie di rito non ha esperienze sessuali ed è per di più timido. Nora non ottenendo quanto vorrebbe dal partner Daniele, si aggrega ad una compagnia giovanile per una crociera. Giuliano rimane fedele a Barbara fino al giorno in cui, bloccati da una varia, non si fermano in una tenda piantata nella stessa proprietà i norvegesi Trelle Born, di professione nudisti. Trella perennemente senza buccia, cioè nuda, Bionda e legata al compagno con la relatività di una civile libertà, attira Giuliano che le si appiccica alle costole con grande gelosia di Barbara. Il cielo diviene così burrascoso fino a che non giunge alla villa la 32enne Adriana Berri, amica dei genitori di Giuliano e Nora. Esperta, la nuova arrivata non tarda a rendersi conto della situazione. Tuttavia, reduce da dissapori amorosi, tergiversa prima di prendere sotto tutela lo smagnoso Daniele che finalmente inizia ai piaceri della carne. Dunque, dopo i non disprezzabili ragazza di latta, corruzione al Palazzo di Giustizia e un sussurro nel buio, il regista Aliprandi, è calato a picco con questo senza buccia che la presenza di Ugo liberatore nel soggetto e nella sceneggiatura apparenta a Bora Bora ma il legame tra i due film è soltanto nella bellezza delle località delle isole eolie di certo attonite di fronte a tanta sfrontatezza infatti la giunta di Lona Staller Ungherese, qui in figura di norvegese, alla concorrenziale Lilli Karati e il totale tenutamento anche dei maschi, fa sì che il film si regga su una sorta di armata brancaleone dell'erotismo, pure presenze fisiche e animalesche, visto che i dialoghi sono di una idiozia irritante. A questo proposito, L'incomprensibile norvegese della Staller, doppiata da un'impiegata dell'Ambasciata di Oslo a Roma, e più in carattere che lombardo di tutti gli altri. La figura di Trella, infatti, risulta del tutto coerente con lo spirito del film che, mediante la turistica fotografia, inneggia alla massima libertà di costumi.